Dunque, buonasera a tutti. Stasera è con enorme piacere che presentiamo Giorni spasimato amore di Romana Petri. Romana Petri è una scrittrice che non ha bisogno di lunghe presentazioni, la conoscete tutti, scrittrice, traduttrice, editrice, tra le più apprezzate dalla critica, fra l'altro, vincitrice di numerosi premi, 2 volte finalista al Premio Strega, e le sue opere sono tradotte in diversi paesi esteri, in Portogallo, Spagna, Inghilterra, Francia, Stati Uniti. Veniamo però subito al romanzo. È una storia che è ambientata, o meglio, inizia durante la Seconda Guerra Mondiale. Ci racconta la storia di Antonio che appunto nel lontano 1943 incontra, o sarebbe forse il caso di dire si scontra, perché il loro è un vero e proprio scontro fisico, con Lucia e se ne innamora perdutamente. Come tutte le giovani coppie fanno progetti per il futuro, decidono di sposarsi appena terminata la guerra, però il destino in serbo qualcosa di diverso per loro. Infatti, un giorno, mentre si recano in un casale per l'approvvigionamento di viveri di prima necessità, si trovano coinvolti in una sparatoria tra partigiani e truppe tedesche. E un proiettile vagante colpisce Lucia, uccidendola. Però la perdita non è accettata da Antonio, che quindi si rifugia nella follia e nega la morte dell'amata, motivo per cui verrà ricoverato in ospedale, subirà l'elettroshock, sarà quindi costretto a prendere atto di questa morte, ma non smetterà di amarla. E qui mi fermo con la narrazione della trama, dico soltanto che lui, per far contento la madre, accetterà anche un matrimonio con una ragazza di nome Teresa, però malgrado questo, quest'amore totalizzante, quest'amore così esclusivo per la sua Lucia, troverà un modo imprevedibile per tornare in maniera preponderante. Il libro è giocato sull'intersecarsi di diversi piani temporali ed è una cosa anche non nuova nella narrativa di Romana Petri. Anche il romanzo precedente era costruito così, con diversi piani temporali, e cronologicamente si svolge appunto fra il 43 e il 1971. A fare da indicatori temporali sono proprio la Seconda Guerra Mondiale e il Festival di Sanremo. Infatti, sul suo balconcino di Posillipo, è ambientato a Napoli il romanzo, Antonio trascorre le giornate ascoltando le canzoni di Sanremo, e noi appunto attraverso quelle canzoni riusciamo a risalire all'edizione e quindi a conoscere l'estremo temporale che è il 1971. Quindi una storia ambientata fra il 43 e il 71. Fermo restando che di ogni libro esistono tante letture, tante interpretazioni, quanti sono i lettori che appunto leggono quel libro, io forse non mi trovo del tutto d'accordo con due letture, due interpretazioni che sono state date. Una dice sostanzialmente questo: dietro il pretesto di una storia d'amore, si descrive la parabola della follia, della schizofrenia. Ora, esatto, ora la follia indubbiamente c'è, la schizofrenia indubbiamente c'è perché Antonio ha un problema di natura psichiatrica, però mi sembra una lettura un po' arida, no? Cioè, è uno degli elementi del libro, ma non credo che sia il fulcro intorno al quale ruota tutto il libro. Allo stesso modo di come altre letture che hanno proposto come fulcro del libro il tempo, nemmeno quelle mi sembrano molto azzeccate, perché io credo, e non è riduttivo perché non stiamo parlando di un romanzetto Harmony, il fulcro del libro è l'amore che riesce anche a farsi beffe del tempo. Infatti, quando poi Lucia, e non sto a spiegare come, torna, nel libro si dice sembrava che le fosse passato neppure un giorno, quindi torna così com'era, giovane. Quindi l'amore vince anche il tempo. E comunque vale la pena soffermarsi anche proprio su quel titolo, no? Spasimato, giorno di spasimato amore, perché l'autrice avrebbe potuto parlare di un amore tormentato, di un amore appassionato. In quello spasimo è presente un pathos, una tensione che sia fisica che emotiva. E
Beh, praticamente da questo pathos che caratterizza il sentimento di Antonio, a questo pathos fa da contraltare lo stile della narrazione, perché c'è uno stile e una lingua che sono estremamente misurati. Certo, c'è qualche sconfinamento nel dialetto partenopeo, ci sono delle parti anche divertenti nel libro, qualcosa che richiama un po' la sceneggiata napoletana, no? Il teatrino napoletano, soprattutto le parti relative al matrimonio con Teresa, quella piazzata di lei in strada quando se ne va, però uno stile e una lingua sobrie, misurate, cioè non c'è un eccesso di romanticismo dal punto di vista verbale, non ci sono sdolcinatezze, smancerie, quindi questo sembra quasi venire ad equilibrare quello che è invece lo smisurato sentimento di Antonio. E poi c'è questo mare che in fondo è uno dei protagonisti del libro, possiamo dire, perché è quasi espressione, poi Romana mi correggerà se sbaglio, però a mio modo di vedere è quasi espressione portatore del punto di vista di Antonio e la sua filosofia di vita, del suo modo di concepire la vita, perché in una parte del romanzo, parlando con Teresa, dice: il cielo e il mare sono distinti, però a furia di guardarli sembrano un corpo solo, e a me viene da aggiungere come vita e morte, che sembrano due dimensioni incomunicabili e invece forse sono due mondi che dialogano molto fra loro. E proprio dal mare Antonio si aspetta forse un premio, una ricompensa, questa sua fedeltà. Quindi, per usare parole di Montale, potremmo dire: l'attesa è lunga, ma il mio sogno di te non è finito. La mia introduzione si ferma qui, però ti vorrei fare una domanda che ti faccio la domanda, darai la risposta, poi ascolteremo la prima lettura e poi continueremo con un po' di risposte, di domande, magari anche di interventi del pubblico, se ce ne sono. E la prima domanda riguarda proprio il tuo modo di costruire il romanzo, perché il finale è un finale, diciamo, aperto. È un finale che lascia spazio a molte letture, anche poi quello che il Roscetto vede, questo bambino che è l'unico bambino che interagisce, l'unico personaggio che interagisce con Antonio e la sua solitudine, col quale stabilisce un rapporto quasi paterno. Il Roscetto vede qualcosa, non dico cosa, il fatto che anche il Roscetto veda questa cosa va a confondere un po' le carte, no? E quindi la domanda è: tu, quando scrivi un romanzo, hai fin dall'inizio chiaro nella sua interezza tutto lo svolgersi della vicenda, oppure ti lasci quasi trascinare dalla storia e la scopri e te ne sorprendi tu pian piano, giorno dopo giorno? Cioè, fin dove arriva la responsabilità dello scrittore nei confronti dei suoi personaggi? Prima di tutto grazie di questo invito, sono molto contenta di essere qui tra voi, ogni volta che torno a Cosenza è sempre un grande piacere. Dunque, è una bella domanda, e io spero di essere uno scrittore inconsapevole, questa è comunque la mia visione un po' della scrittura. Ovviamente ci si sorprende molto di più quando si fa il lettore che non quando si fa lo scrittore, perché se uno scrittore dovesse sorprendersi tanto da se stesso, io lo troverei un po' schizoide, non forse schizofrenico, ma un po' schizoide sicuramente. I libri nascono comunque ognuno a suo modo. Per esempio, la nascita di questo libro è stata molto singolare. Io ho scritto le prime, forse non lo so, non ricordo, 10-15 righe di questo romanzo, come così, un'immagine, ho avuto un'immagine, l'ho scritta. Dopodiché ho chiuso questo file e non l'ho mai più aperto, mi sono dimenticata, io ho parecchi file aperti con delle frasi, con delle... Sì, degli incipiti, probabili inizi. E questo file l'ho riaperto dopo oltre un anno, l'ho riletto
E quando ho finito di rileggerlo mi sono messa a scrivere e non mi sono fermata più. Quindi è comunque stravagante il fatto che sia stata anche una casualità. Avrei potuto magari non riaprirlo. Il fatto che questo romanzo abbia invece tante letture e che a mio avviso sono tutte, quasi tutte giuste, è che man mano che lo scrivevo mi sono accorta che mi piaceva proprio l'idea che questo romanzo potesse avere tante interpretazioni e che ci fosse anche la possibilità di una interpretazione che poi mi sono accorta dividere un po' gli uomini e le donne, perché la visione molto pragmatica di questo romanzo, che comunque io accetto anche questa visione molto pragmatica, è la più, diciamo, la più scelta tra il pubblico maschile. E poi c'è anche, diciamo, la parte, quella più, appunto, quella che riguarda l'amore, quella che riguarda l'inossidabilità di un sentimento, l'assolutismo, questa fedeltà senza confini, questo assolutismo quasi irreale, quasi surreale. Poi c'è il tempo, poi c'è il mare, poi c'è, ci sono i fantasmi. Ecco, a me devo dire che piace questa varietà. Si fanno dei mestieri nella vita e ovviamente uno se li sceglie. Io ne ho fatti pure parecchi perché appunto scrivo, traduco tanto, che mi piace anche molto perché è veramente un modo paradossale, ma è un modo per non pensare. La traduzione è una specie di meditazione, perché nel momento in cui tu sei lì con il testo che devi trasporre da una lingua straniera nella tua, e c'è un annullamento totale proprio del proprio io, del proprio pensiero. In realtà però un mestiere che mi sarebbe piaciuto tantissimo fare e che mi è rimasto un po', come si dice, nella strozza, è lo psichiatra. E questo mio interesse, che è antico, antichissimo, io leggo tantissimi testi di psichiatria, mi ha poi frenato il fatto, tra l'altro giustissimo, che per fare lo psichiatra devi fare anche medicina. E l'idea di fare psicologia non mi interessava per niente. E questo amore per la psichiatria, congiunto all'amore per la filosofia, che sono stati, diciamo, i due temi che ho coltivato dai 20 anni in su, alla fine mi ha fatto diventare una persona che scrive, ma che scrive fondamentalmente per cercare di capire il dolore degli altri. Ogni tipo di dolore ha la sua dignità, ha la sua, come dire, la compassione, ma anche l'empatia che deve suscitare in noi. Questo romanzo nasce da un'idea che, stranissimo, nasce da un quadro. E questo quadro, io me lo sono rigirato tra le mani tante volte e poi c'è stato il momento in cui l'ho visto, dà significato qualcos'altro. Ed è un quadro bellissimo di Leonardo da Vinci, che si chiama Sant'Anna, la Madonna e il bambino con l'agnello. Questo meraviglioso quadro ha fatto poi, ha scatenato delle cose. Io avevo già ricominciato a scrivere questo libro, però adesso non so se voi ce l'avete tutti presente, però è un quadro molto armonico, perché Sant'Anna è seduta, la Madonna è seduta in braccio a Sant'Anna, il bambino è in terra, madre e figlio si guardano, non sono la Madonna seduta statica col bambino sulle ginocchia e quindi questo guardare così gelidamente di fronte a sé, quasi un obiettivo, no? Sebbene insomma fosse l'occhio del pittore ovviamente. Qui c'è una Sant'Anna che si sporge per cercare di cogliere nel volto della Madonna la sua gioiosità materna. La Madonna guarda e sorride al bambino, gli tende la mano, il bambino c'ha accanto l'agnello, madre e figlio si stanno guardando, non c'è una sola persona che sia dritta, no? Sono tutti inclinati, sono tutti reclinati. Guardando questo quadro,
che è veramente la rappresentazione estrema dell'amore materno, io ho capito che l'amore non esiste da Homo erectus, ma soltanto da persona che si reclina, da persona che si sporge, anche se la testa pesa, e che vuole e pretende, perché per amare bisogna pretendere di uscire fuori dal proprio io e avere questa inclinazione verso l'altro. Questa inclinazione, che io credo si senta anche nel romanzo, che parte dalla maternità, perché in questo romanzo la figura della madre è una figura molto importante, a un certo punto trascende dall'uscire fuori dall'io e diventa un uscire fuori di sé. Funziona? È acceso, ok. A proposito di questa cosa che hai detto appunto sulla maternità, una possibile lettura dell'atteggiamento che ha Antonio nei confronti dell'amore, no? Quest'amore ossessivo, forse arriva anche dal rapporto ossessivo che ha la madre nei confronti del figlio. Sì, infatti io credo che in linea di massima molti psichiatri sono anche d'accordo che il nostro mondo affettivo, che è poi quello che ci fa ammalare, anche perché ovviamente c'è la visione organicista della psichiatria che io non abbraccio, io sono comunque per una psichiatria di tipo fenomenologico, il mondo degli affetti è quello che ci ammala. Io condivido la visione che dice noi nasciamo sani, che anche la fase della nostra vita di tipo preverbale, no? È quella che poi influenza moltissimo la nostra vita, e che in ogni caso chi ci insegna storicamente ad amare è la madre, e quindi a seconda del tipo di amore che la madre riesce a trasmetterci, noi a nostra volta amiamo. E sicuramente la madre di Antonio, benché cerchi di essere una madre discreta, è comunque, lo spasimo comincia da lei. E lo spasimo comincia dalla madre di Antonio nel momento in cui Antonio perde Lucia, perché la madre che prima lo amava in un modo più, diciamo, naturale, più discreto, meno evidente, meno invasivo, sente, come solo una madre può sentire, il dolore disperato di questo figlio. Lei capisce che questo dolore andrà oltre la, vogliamo usare la parola normalità, no? Se non si sa qual è la normalità, l'atteggiamento normale da assumere di fronte a un dolore. E lì, in quel momento, lei comincia ad amare il figlio in modo veramente spasimato, senza cercare di farglielo intuire. Tante volte poi lui le dirà, ma tu non hai mai pianto davanti a me, sei stata brava, sei stata forte. Ma il passaggio delle emozioni va al di là delle parole, va al di là degli atteggiamenti che uno usa di fronte agli altri. I sentimenti si leggono sui volti. La vera empatia, il vero amore che noi possiamo provare e dimostrare agli altri è quello di osservare le pieghe dei loro volti. Solamente in questo modo non c'è guarigione, perché nessuno di noi può guarire dalle proprie, come dire, ombre, le proprie ossessioni. È bellissima una, io ho messo un esergo di Eugenio Borgna, che quello è la mia passione, sì, è il mio psichiatra preferito, sì. Se così si può dire. Stavo leggendo un suo saggio, l'ultimo che è uscito, in cui lui spiega che la guarigione è un atteggiamento totalitario e quasi dittatoriale. Non è necessario escludere le proprie ombre, è necessario convivere in maniera non disarmata, riuscire quindi a fronteggiarle. In questo romanzo io a un certo punto ho usato la follia, perché indubbiamente Antonio ha tutti i tratti della schizofrenia, però gli manca un tratto della schizofrenia che non c'è, ed è l'anaffettività, sì, perché lo schizofrenico è un anaffettivo e lui invece no, lui è uno che ricorda nel suo delirio amoroso, fa tesoro
del ricordo dell'amore, dei pochi giorni d'amore trascorsi nella sua adolescenza. Non lo rimuove, rimuove la morte, non rimuove l'amore. C'è una frase che molto spesso si dice nella vita delle persone morte: gli ho voluto molto bene, era una persona straordinaria, ma soprattutto gli ho voluto molto bene. Perché gli ho voluto? È perché come se ci voluto? Fosse un interruttore che si spegne, ecco, subito dopo la morte. Cioè questo è questa intercapedine tra i vivi e i morti che io ho sempre trovato molto sottile, l'ho sempre paragonata a un'ostia bagnata. Cioè io non credo che il sentimento debba finire. L'elaborazione del lutto non è questo. L'elaborazione del lutto, che ovviamente Antonio non è in grado di fare, è un'accettazione di un'assenza, non privandola del sentimento. La grande morte, ognuno di noi ha delle grandi morti del passato, e poi purtroppo, man mano che viviamo, queste morti si accumulano. Però la grande morte della mia vita, che è stata la morte di mio padre, che è avvenuta quando ero giovanissima, e non ha spento il sentimento. Cioè io posso dire che mio padre era un uomo molto bello, che era un uomo molto intelligente, che era un grande artista, che era una persona che mi ha aperto al mondo della letteratura, che mi ha raccontato quando ero bambina l'Odissea, l'Iliade, la sera per farmi dormire, invece poi io spegnevo la luce e rimanevo con gli occhi sbarrati a rivedermi tutte queste scene meravigliose. Però non posso dire che gli volevo bene, perché gliene voglio. E tutto questo nasce dalla estrema fisicità, dall'estrema, come dire, quasi mescolanza che esiste tra la madre e il figlio. Io credo che possa sembrare stravagante questo fatto di dire gli volevo bene, se uno lo dice del proprio padre, della propria madre, del proprio marito, del proprio fratello. Credo che nessuno si stravolgerebbe se questo venisse detto del proprio figlio, no? Che è la cosa più diabolica, no? La perdita di un figlio è la cosa più drammatica che possa avvenire nella vita di un essere umano. Quale madre direbbe del proprio figlio: gli ho voluto tanto bene? E quindi perché questo privilegio, scusate mi copro perché sento un'aria condizionata fortissima, perché quindi non allargare questa possibilità di non interruzione del sentimento tra tutti? Io non credo che sia difficile, non a livello di fantasma, ma non credo che sia difficile per ognuno di noi sentire la presenza delle persone che abbiamo amato. In fondo ce le portiamo dentro. Questi 21 grammi di anima, che così pare che pesi, no? Sì. Che noi abbiamo, e sono quindi molto, molto forti, molto importanti. Socrate diceva che quando si muore si entra nel mondo dell'intelligenza pura. Finalmente abbandoniamo questa carcassa che è la nostra tomba da vivi, e finalmente saremo qualche cosa di estremo, di meraviglioso, tant'è che lui ha questa capacità straordinaria di morire serenamente, no? Di accettare questa morte. Tutti piangono, tutti si disperano intorno a lui, e lui invece consola gli altri. Antonio, in realtà, di tutta questa storia è l'unico che non soffre mai, perché usa la follia per sostituire una felicità perduta. E quindi di tutta questa storia, che potrebbe sembrare molto amara, in realtà sua madre soffre, in realtà Teresa soffre, ma lui non soffre, perché lui riesce comunque a fare questo scatto, e lo fa nel momento in cui si chiudono dei due interruttori, gli ultimi due interruttori con la realtà. E non è che avviene dopo un po', avviene subito, nello stesso giorno. E lì cominciano i giorni di spasimato amore, veri.
lascio un po' di sì. Non parlo troppo io. Ok. Bene, a questo punto direi di sentire proprio la prima lettura. La seconda non so se la faremo, se ci sarà tempo, però facciamo la prima perché proprio esprime questo punto di vista di Antonio. Valeria Veschini. Buonasera. Ricordava poco di quello che era accaduto in ospedale. Una cosa però ce l'aveva bene in mente. Era successo un paio di settimane prima che uscisse. Se ne stava a letto a sfogliare un giornale che gli aveva portato sua madre e lei era a pochi passi sulla porta a parlare a voce bassa con il dottore. Quello che diceva non lo poteva sentire perché gli dava pure le spalle, ma aveva capito la risposta del medico leggendogli il movimento delle labbra, come fanno i sordi. «Della ragazza non dovete parlare mai», aveva detto. «E se ne parla lui, tagliate corto». Con il giornale abbassato sul petto aveva sorriso. Gli era sembrato un consiglio poco attento, o meglio, molto professionale, da medico che cura i pazienti, pensando più che altro al loro corpo. Era ciò che aveva sempre pensato di quel dottore. Aveva riempito di medicine per curargli una malattia del cuore e l'aveva sottoposto ad una terapia dolorosa e umiliante che alla fine lo aveva piegato. Sì, alla fine s'era arreso a una realtà che non avrebbe mai voluto accettare. S'era sentito sfinito nel corpo e aveva detto basta. Aveva ammesso di mala voglia che avevano ragione loro, tutti quanti. Lucia era morta. Il suo bel corpo sepolto, la sua treccia nera senza lo splendore della luce del sole. Certo, la morte esisteva, morivano in tanti ed era morta pure lei. Però a che era servito togliergli quella speranza? Non avrebbe vissuto meglio pensando che prima o poi sarebbe tornata? Il medico s'era accanito a curargli ogni male con medicine e torture. Gliel'è arrivato fino al cuore, che pure quello sempre al corpo appartiene, ma all'anima non c'era potuto arrivare. E adesso, a volerla proprio dire tutta, chi aveva ragione era lui, Antonio. Perché solo nell'anima si trovano insieme, quasi a braccetto, vita e morte. Il medico invece ragionava con la biologia. A voler essere ottimisti, per uno come lui si poteva sperare che concepisse una sopravvivenza dell'anima dopo la morte del corpo, come se l'esperienza della morte si potesse fare unicamente con quello, come se la mente, l'anima, lo spirito, insomma, quella cosa che ci portiamo dentro, la morte non la sperimentasse in continuazione. L'anima è attrice, può interpretare qualsiasi situazione, cavalca un'onda gigantesca. Lucia poteva pure essere stata uccisa da quella pallottola vagante che alla fine aveva trovato proprio lei. Ma che poteva fare lui se anche a vedersela morire tra le braccia non l'aveva sentita morta per davvero? Grazie. Marisa. Scusate, ma voglio dire che questa lettura è stata tra le più belle che abbia mai ascoltato, un'attrice bravissima, devo dire una vera attrice che ha saputo leggere senza le enfasi, ma proprio con dentro, con una forza, veramente complimenti. Allora, buonasera a tutti, sono qui in veste di lettrice, logicamente, perché faccio altri mestieri. Io ringrazio Antonella Falco e gli amici di Seminaria per avermi dato l'opportunità di conoscere Romana Petri. E dialogare con Romana Petri dopo la splendida lettura appunto di Valeria e la presentazione di Antonella è un compito un po' arduo, perché Romana Petri ci consegna un'umanità struggente, un amore spasimato appunto, in una città di rara bellezza, Napoli, cara all'autrice ma anche a città che guarda lontano, dove tutto accade ed è solo vita. Un libro sulla nostalgia che si nutre di malinconia, un romanzo sulla follia che non diventa mai violenza, aggressione, se non in un momento solo, subito sedato. Dopo l'elettroshock, Antonio è l'uccelletto che sua madre si riporta a casa, che copia i telegrammi e apparentemente per lungo tempo mostra di sé quello che gli altri vogliono vedere.
In questo romanzo non ci sono separazioni, confini. Antonio e Lucio guardano il mare dal balconcino e il mare è così vicino che a volte hanno l'impressione di poterci immergere i piedi. L'acqua è calda, le chiedeva, e Lucia si toglieva le scarpe, allungava le gambe, è calda, rispondeva. Non avevano bisogno di uscire di casa, dalla tana. Si spogliavano e nuotavano per tutto il tempo e i capelli di Lucia si asciugavano lentamente e lui glieli accarezzava. Il mare entra nella tana, il mare è spettatore muto della follia che divora Antonio, che aggredisce e scarnifica la bellezza prorompente di Teresa, che entra nelle stanze santuario dove Lucia abita, visibile solo a lui. Un romanzo che appassiona, che si annida nel lettore, l'amore assoluto che non conosce le rughe del tempo. Lui solo invecchia, lei rimane fanciulla. La follia di Antonio, a tratte, si veste di ragione e indaga sugli anni, sui giorni, da quanto siamo qui. Ma lei leviga con le sue carezze il volto bello di lui che cede alla vecchiaia, il biondo dei capelli che si tinge di grigio. La follia che calma i folli e danna i cosiddetti normali, Domana Petri. Questa ci consegna che inverte l'ordine delle cose e castiga Teresa. Corpo che si offre, implora quello di Teresa, ma è troppo donna per lui che è rimasto prigioniere dell'esile Lucia ancora adolescente. E anche quando il corpo di Teresa, così lungamente rifiutato, si asciuga e lui accarezza le sue costole, l'altra torna a riprendersela. E Teresa, mi perdoni, Romana Petri, il personaggio che per me è quello più disperato di tutto il romanzo. Sono perfettamente d'accordo con Antonella, perché ci siamo sentite tanto in questi giorni, perché Teresa soffre della sindrome delle donne che amano troppo e che amano gli uomini che non le amano e si confinano questo è l'unico confine che Romana Petri ci concede, nella solitudine. Antò, sono morta pure io, allora perché non mi ami almeno un po'? Il tutto in una Napoli appunto viva, profumata, che guarda alla follia con rispetto, che accetta la diversità e quasi crede a quest'Antonio, a quello che lui vede in certi momenti, mette in dubbio la sua stessa percezione della realtà. Dove i bambini possono accompagnarsi ai folli senza destare affanni. Il roscetto è ammesso nella tana, anche Moscerino, perché ai bambini e agli animali sono accessibili realtà che agli adulti sono negati. E Romana Petri lo sa. Sa che il bambino può testimoniare quello che la scrittrice nel suo vocabolario nel non confine può vedere. Antonio invecchia, Lucia rimane giovane, perché i ricordi non invecchiano. Un romanzo che rapisce, che traduce le parole in immagini. Romana Petri, di Romana Petri, Tabucchi scriveva: c'è un profumo nella letteratura di Romana Petri, un profumo che ci piace e le siamo riconoscenti. Quindi grazie, Romana. Io ho da fare una sola domanda e ho finito. Lei descrive, grazie, descrive l'amore materno, lei, la madre dell'uccelletto, la madre di Lucia che avverte la morte ancora prima di stringere il corpo della figlia, ma anche Teresa è madre, porta i suoi figli sotto il balconcino di Antonio. Mi dica, mentre passeggia, il suo corpo si inclina sulla carrozzella? Grazie. Mica tanto, mi sa, che si inclina, perché purtroppo Teresa è veramente il capro espiatorio di tutta questa storia, perché è una donna vera, ed essere veri ogni tanto disturba la nostra vita, e soprattutto è una, diciamo così, sana, contagiata, perché è stata profondamente contagiata dallo spasimo di Antonio, solo che lui spasima per una donna che non esiste più e lei spasima per lui in una grande illusione che si è fatta, quella di pensare che un giorno, il giorno in cui lei avesse conquistato l'amore di un uomo che aveva amato così tanto, in modo così illimitato, in modo così infinito, cioè il giorno che lo conquisterò, allora sì che avrò veramente un uomo per me. Ma non è abbastanza, come dire, lucida, perché veramente se c'è una persona poco lucida è Teresa, perché tutti le sconsigliano di sposare questo uomo, soprattutto il padre. Ma lei che non è lucida si consegna
proprio come a volte le donne si consegnano immolandosi all'amore sbagliato, all'amore che non le porterà da nessuna parte, ma lo fa con una tale cocciutaggine che riesce in parte a coronare un sogno. E lei e Antonio stanno su due piani diversi, però a tutte e due accade la stessa cosa. Antonio si innamora, è ricambiato e pensa subito a costruire, pensa al cerchio della vita che deve cominciare e si deve chiudere, a questa ossessione già così giovane, no? Con la madre a un certo punto felice di saperlo innamorato gli fa: ma ti vuoi sposare la prima che conosci? E lui gli risponde: e che ci posso fare? Come dire, questa io è lei, è la donna, è lei, non ce ne può essere un'altra. E con questo "e che ci posso fare" si capisce che lui già nella sua mente di quasi diciottenne fa un giro completo della sua vita, che invece gli si blocca a pochi centimetri dal perimetro del cerchio. E allora questo uomo così delicato, così apparentemente così fragile, così scosso, così travolto, così incapace di accettare la realtà, fa una cosa da Ercole. Se la rifà tutta lui, questa strada che gli hanno distrutto davanti agli occhi, questo palazzo della memoria che gli viene sgretolato, questa sfarinatura di vita che si ritrova davanti, lui granello per granello se la ricostruisce tutta quanta, fino a che la ricompone fino alla fine. Teresa non lo può fare questo, perché per farlo ci vuole o la follia di Antonio, perché Antonio è pazzo e glielo dice pure a Teresa: Teresa, io non ti posso amare perché io sono pazzo, e dice, o ci vuole questa follia o altrimenti ci vuole veramente il riuscire ad elaborare il lutto di un'illusione, che è quella di Teresa. Ma Teresa non ci riesce ad elaborare questo lutto, non ci riesce anche perché di tutte le persone che frequentano Antonio, lei è l'unica che lo capisce veramente, perché lo irride quando gli dice "sì, buonanotte", no? Però quando lui gli dice "Teresa, io sto felice così", lei lo sa che lui è felice, lo sente, e lì c'è proprio tutto lo spasimo di lei e la disperazione. Lei non spasima, lei si dibatte contro una realtà che diventa quasi quelle famose ali del pipistrello, no? Della poesia di Baudelaire, che dice che poi a un certo punto la morte mette il suo drappello sulla testa. Lei è un pipistrello che continua a sbattere le sue ali, che trova una pseudo identità con questo marito che usa, no, come uno sfogo fisico, ma che comunque non sarà mai quello che voleva lei, e questa maternità che comunque è una maternità un po' asciutta, un po' inaridita, è la maternità di un corpo che si è asciugato prima di essere madre, e questo dolore è più pazza lei. Perché in un certo senso chi era la grande pazza della letteratura dell'Ottocento? Madame Bovary, che ha così negligé, no? Ha così abbandonato sua figlia Berthe. Quello è la cosa che nessuno di noi riesce a perdonare a Madame Bovary, questa assenza, questo disinteresse nei confronti di questa bambina, che poi vedrà delle cose tremende, che probabilmente sarebbe bellissimo scrivere un romanzo su Berthe, su quello che le rimane nella testa. C'è un incipit che ho già scritto su questo, chi lo sa se fra qualche anno non lo riapro. Ecco, quindi voglio dire, Teresa ha veramente, è una donna bruciata, è una donna che si è gettata lei nelle fiamme e che ci è rimasta sopra a rosolare fino a che le ustioni sono stati così gravi che non c'è stato più niente da fare per lei. E quindi la maternità, di questo dolore, questo suo spasimato amore, le impedisce anche la maternità reclinata che probabilmente avrebbero avuto Antonio e Lucia se avessero avuto dei figli. Solo guardare il mare gli placava tutto lo scompiglio che si portava dentro il cuore. Si metteva seduto in terra su quel balconcino, a gambe incrociate,
si passava una mano tra i capelli chiari e fissava l'orizzonte che certe volte sembrava allontanarsi e altre invece addirittura corrergli incontro, arrivargli sempre più vicino. «Ti prendo», pensava allungando una mano. Lo diceva al mare, ma pensava a Lucia.